Popò Purtuso e che rappresenta la maschera siciliana. Forza Popò! Il personaggio più folcloristico della nostra città, Fonzio Purtuso. Eccezionale davvero Popò Purtuso. Forza Popò! Nell'ottobre del 99, un giovane imprenditore siciliano accetta l'idea di adottare come testimonial, in una campagna pubblicitaria, un personaggio particolare, mitico per la sua città, Fonzio Purtuso. Il campanaro del Duomo di Agrigento viene esibito in una veste insolita per lui, quella di una star, in smoking, accompagnato da fans e scortato da guardie del corpo. Un cortometraggio di 3 minuti che diverte, ma soprattutto incuriosisce migliaia di telespettatori. Cosa vuoi dire ai tuoi amici telespettatori? Beh, io saluto tutti i miei amici fan. Rendendo ancora più celebre in Sicilia colui il quale nella sua città era già noto quanto Topolino. Negli anni 70 l'uomo rappresentò la mascotte della squadra di calcio del luogo, l'Acragas, indossando le vesti che lo hanno reso celebre, quelle del paladino crociato. Costume che Fofò esibisce da diversi lustri durante la sagra del mandorlo in fiore, importante festival del folklore internazionale. Manifestazione che raggruppa annualmente in primavera nella Valle dei Templi migliaia di persone provenienti da tutto il mondo. Sempre in prima linea, come una specie di eroe, col suo elmo ricavato da un fusto di cartone e la sua spada finta, Fofò sfila per la sua iniziativa da un quarto di secolo, ricevendo negli anni diversi trofei simbolici. E pur non sapendo né leggere né scrivere, firma tantissimi autografi ai suoi fans. Un uomo semplice, molto religioso, con una grande voglia di protagonismo che lo porta ad essere un personaggio discusso e amato, che si è meritato negli anni persino una canzone, scritta dal cantante folk Giovanni Moscato, ma anche una cartolina e un calendario. E per ultimo, un film voluto dalla sua incredibile voglia di recitare e di essere ovunque protagonista assoluto. Forse ci sono tanti altri Fonzi Purtusi nel mondo che, come lui, hanno bisogno dei sorrisi, dei consensi della gente e di altro. Ma lui è il mitico Fofò, un uomo semplice che si accontenta di poco. Di sorrisi ne riceve tanti e vive solo di quelli. Un Peter Pan sessantenne, con ancora una gran voglia di giocare. Forse perché di giocattoli non ne ha mai avuti. Fofò, un uomo protagonista di un piccolo evento che resterà nella storia della sua terra. E chissà, forse oltre. Un giorno i bambini a carnevale si vestiranno da Fonzio Purtuso.